Si porta il regalo in ufficio e that's it, e scopri chi te l'ha fatto lì sul momento. Ed è una cosa bella. Poi, per quanto riguarda le decorazioni, io abitavo nella zona quella. Allora, in teoria, scusate un attimo, la manicure io la faccio quando non ho fretta, che prima metto la base, poi col colore faccio soltanto la punta e la faccio asciugare, ma ho un po' di fretta perché devo andare a prendere Emma a scuola tra un po'. E quindi dicevo, io abitavo nella zona che sicuramente avrete visto in televisione, su internet, da tutte le parti, Dyke Heights, che è dove, quella zona di Brooklyn dove addobbano le case in una maniera allucinante. E ci sono anche i tour guidati per andarle a vedere queste case. Anche Halloween le fanno belle, però soprattutto Natale. Oggi che è Black Friday, in America si stanno perdendo le cervella per lo shopping, e poi cominceranno con gli addobbi e quindi tutti pronti ad accendere le luci. Ed è bellissimo, devo dire che l'atmosfera natalizia che io ho respirato a New York non l'ho respirato da nessuna parte, lasciando perdere il mio paese che è piccolo e non ci sono fondi, a stento mettono qualche luce, ogni anno è un problema, ogni anno si rubano gli addobbi dall'albero in piazza. E ogni anno spaccano le lampadine, oppure ogni anno non ci sono soldi, le mettono solo in una parte di paese l'illuminazione. Lasciando perdere quello, giusto? Però io sono andata in qualche altra città durante il Natale. Catania è bellissima, è una delle mie città in Italia preferite, la adoro, ci vivrei nonostante una giungla, un caos, un bordello, ma io l'amo perché io amo il bordello, la città, la gente, i mercati, i negozi, la confusione. Allora, io non sono una people person, ok? Io in mezzo alla confusione, quando stavo in America e la gente mi camminava davanti ai piedi, perché ecco, quello io ho l'attitude proprio da newyorkese, non mi dovete camminare davanti ai piedi, io ho fretta, non sto passeggiando, levate la non so. E questa era una cosa che io dicevo spesso a New York, proprio in napoletano, la gente mi camminava davanti e io dicevo, signora, levate la non so. Qua invece lo dico in inglese, lady, go away, oppure please move away. Io lo dico in inglese per non incorrere in liti. Oppure move away, get the fuck out of here, get the fuck out of my face. Comunque sì, tutto un essere cafona, ecco. Che non è un vanto, per carità di Dio, non è per niente un vanto, non è che mi sto vantando, però. E quindi Catania è la mia città preferita, che veramente quando la addobbano e spendono i soldi è un gioiello, è un gioiello. A me piace, io la adoro. Catania per me è bellissima, senza offesa per chi viene da Siracusa, da Ragusa, da Messina, Palermo, Trapani, Caltanissetta, Trapani, Caltanissetta, non l'ho mai vista, e nemmeno Enna. Però Siracusa è bella, è una bella città, Messina è una bella città, Palermo è bellissima, Ragusa è molto carina, anche se Ragusa non mi pare proprio una città, Ragusa mi pare un paese grande. Catania è metropolitana, Catania è cosmopolita, Catania è mondiale, non ce n'è, nulla togliendo alle altre città siciliane, ma Catania è Catania, Carusi, non ce n'è tale, è una città. Ora aspetto 2 secondi che si asciuga e poi metto il trasparente. È una città. Mi sono appoggiata al divano e il divano se n'è andato. È una città che quando io vado e cammino, non sento. Ok, no che non sento la mancanza di New York, però mi riappaga un po', mi fa stare bene, mi fa stare bene. E quindi sì, è bella, addobbata e stupenda. Il periodo natalizio con le musiche, le cose. Natale è il mio. Okay, a me Halloween piace, però qua Halloween è lo spirito natalizio un po' di più, già si sente. E quindi io ci tengo molto. Però, come stavo dicendo prima, lo spirito natalizio che ho respirato a New York da piccola, da grande. Non credo che possa esistere un posto nel mondo che trasmette Natale, ma non in senso cristiano, religioso, assolutamente, proprio l'atmosfera natalizia, quella che vedete nei film, solo New York te la può dare. Sono io un'ode, sto facendo un'ode a New York, solo New York.
Ricordo quando ero piccola, mi portarono al villaggio di Babbo Natale. Abbiamo fatto la fila per 2 ore in questo negozio che io penso che sia Macy's. Non lo so, Lucy, se passi di qua, io bene o male ho l'età dei tuoi figli, quindi tu lo sai, e tu hai l'età di mia mamma, quindi queste cose le dovresti sapere. Penso sia Macy's, quello di Manhattan. Era lì dentro, se non mi sbaglio, questo villaggio, e si saliva, salivi, 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 facevi la fila per parlare con Babbo Natale, tutto addobbato in una maniera, ragazzi, spettacolare. Poi si arrivava là, da Babbo Natale, vabbè, io ho avuto le crisi epilettiche perché avevo paura, mi sono trascinata mia sorella appresso che era più piccola, e mio padre che bestemmiava il napoletano, ma chi me l'ha fatto fare dopo 3 ore di fila e queste che piangono? Mai più nella mia vita. Però bellissimo, bello quando siamo andati a Rockefeller Center io e Sebi, bello quando eravamo vicino a Bryant Park. Che c'erano tutte queste decorazioni tipo dell'albero, però gigantesche, le luci tipo dell'albero, le palline dell'albero, però gigantesche. Ci siamo fatti le foto là davanti. Sempre a Bryant Park c'era questo mercatino tutto con le casette di legno, dove ho bevuto il caffè più schifoso di questo mondo, che si chiama, io ho una, mi ricordo che ho una foto io con questa tazza del caffè che si chiama. Non si chiama Witchcraft, era un gioco di parole col caffè, forse. Non me lo ricordo più, ragazzi. Io ho la memoria a breve termine bruciata. Era bruttissimo il caffè bruciato. Era peggio di quello di Dunkin' Donuts. No, scusate, quello di Dunkin' Donuts mi piace quello di Starbucks. Lo so, sacrilegio. Che stavo dicendo? Però lo bevevo lo stesso. Però io ho sempre preferito quello dei deli, sempre. Io la mattina scendevo. Prima di prendere la metropolitana passavo davanti a un deli. Il deli sarebbe un corner store sarebbe un convenience store, sarebbe una specie di bottega che si trova agli angoli. Questi sono molto comuni a Brooklyn, al Queens, Manhattan in certe zone, le zone magari più popolari, magari il corner store proprio così, che poi comunque a Manhattan ci sono li chiamano di più bodega, ma dove sto io il deli. E lì puoi trovare quelli dove hanno il pane fresco, hanno l'affettato, hanno i gelati. Ce ne sono di vari tipi, tipo quello di fronte a casa di mia nonna, che era casa mia quando io ero piccola. Lì di fronte ti faceva il caffè, c'era il caffè caldo, vendeva le bevande fredde, aveva qualcosa tipo di supermercato, vendeva le sigarette. Qualcosa di medicine da banco tipo, non lo so, Advil o quelle per il mal di testa, le Tylenol per la febbre, queste cose così, proprio qualcosa per la diarrea tipo l'Imodium, ecco mi ricordo sta Imodium che era a tutte parti, e ti vendeva tipo le bustine monodose dove ce n'erano due, aveva queste, era un convenience, un negozio di convenience dove puoi prendere le batterie, le lamette, puoi comprare le sigarette, puoi comprare il latte, puoi comprare lo sfilatine pane, puoi comprare il giornale, puoi prenderti una bevanda fredda e puoi prenderti un caffè. Poi c'era ad esempio quello un po' più avanti che invece era un deli, però quello aveva la piastra per i bagel, quindi potevi fare caffè bagel, potevi prenderti l'affettato. Una volta l'ho preso l'affettato là per fretta e se mi stavo andando a finire all'ospedale. Quindi potevi prendere l'affettato, compravi il pane, avevano molta più scelta a livello di mangiare tipo nel freezer, sempre le bevande fredde, sempre le sigarette, sempre queste medicine così, tutte queste cose. Ce ne sono vari tipi di deli, puoi giocare all'otto, puoi comprare gratta e vinci, queste cose così. Però i deli ad esempio vendono, i tabacchini non esistono, le sigarette le vendono anche nella pharmacy, perché la pharmacy non è la nostra farmacia, la pharmacy ti comprende dagli essenziali come il pane, il latte, le uova, i cereali, qualche cosa di mangiare scatolato, se hanno a volte anche i freezer con qualcosa tipo di mangiare surgelato, hanno il frigorifero con le bevande fresche e poi c'è il bancone. Delle medicine, c'è il bancone dove vendono le sigarette, c'è la cassa, ci sono i gratta e vinci, ci sono le caramelle, ci sono le penne, le matite, queste cose così. Ad esempio, se non parliamo di grandi catene, vicino a casa mia,
ce n'era una che era privata, che era di un signore siciliano, che era abbastanza grande questa farmacia. Ci lavorava mia mamma prima che nascessi io. Poi sono nata io, ho smesso di lavorare e mia mamma lavorava. Lei mi portava da Beni, perché questo qua si chiama, come si chiama questo signore? Se lo chiamano Beni sarà Benedetto? Non me lo ricordo il suo nome vero. Comunque lo chiamavano Beni. E quindi andavamo da Beni e da Beni compravamo le cartoline, mi ricordo che c'erano qualche giochino, entravi, ora lì c'è un 99 cent store, da qualche anno, saranno 5-6 anni, entravi, molto grande, e c'era, appena entravi, questa fila qua, proprio di fronte, c'erano gli scaffali lunghi che percorrevano tutto il negozio, fino ad arrivare in fondo, poi in fondo c'era il bancone del farmacista con le medicine, tutta questa fila qua, c'era tutto qua, freezer e frigorifero, latte, uova, perché le uova le vendono nel frigorifero in America. E c'erano tipo una piccola selezione di mangiare surgelato, poi c'era il latte di varie misure, di vari tipi, le uova, e poi là di qua c'erano patatine, quelle della busta, cereali, tipo pasta in scatola, salse, tipo una piccola bottega, ecco, queste cose così, caramelle, queste cose così. Poi la fila centrale c'erano dei giochini, mi ricordo c'erano le Barbies, le macchinine, io mi compravo intanto le Hot Wheels, queste cose così, le Hot Wheels, le macchinine Barbie, poi c'erano tipo block notes, colori, queste cose così. E poi in questa fila qua c'erano articoli da regalo, cartoline, candele, vabbè, articoli da regalo, quindi c'erano tipo le candele, c'era qualche piccolo articolo per un pensierino last minute, c'erano quindi le candele, candele l'ho detto 40 volte, se non l'avete capito c'erano le candele, le buste regalo, la carta regalo, le cartoline tipo di vario tipo. Perché in America fanno cartoline, Hallmark fa le cartoline, pure se devi fare una scorreggia, loro hanno la cartolina per augurarti la buona scorreggia, è da morire, però è bella questa cosa. E quindi c'era questo, e poi tipo a sinistra c'era la cassa e tu lì potevi comprare sigarette, potevi giocare all'otto, potevi comprare accendini, caramelle, non mi ricordo cosa c'era più là. E poi ve l'ho detto, il bancone della farmacia vera e propria era là sotto e c'era tipo uno scaffale bello grande dove c'erano le cose da banco, tipo appunto le cose per il mal di testa, gli assorbenti, tutte queste cose tipo, ecco, parafarmacia, diciamo, che non hanno bisogno di ricetta. È per l'igiene personale, saponi, shampoo, tinture dei capelli, lamette, spugne, queste cose del genere. E poi in fondo, c'è cioè dietro questi scaffali, poi c'era finalmente la farmacia vera e propria. E lì è tutto un altro argomento perché non funziona come qua, le medicine non sono confezionate, le medicine sono nei tubettini arancioni che vedete nella TV e fuori c'è l'adesivo col tuo nome, col nome della farmacia, quante volte puoi fare, la puoi andare a riempire, perché ad esempio la ricetta prevede no refill, tipo l'antibiotico, te ne danno 6 perché la cura è per una settimana, that's it, è finito, ti cade per terra, è finito, that's it, non devi richiamare il dottore, sono cazzi. Se invece ad esempio è una cura che deve durare più, tipo a cicli per esempio, oppure ad esempio è una medicina che tu prendi sempre, allora ci sono three refills. Allora il farmacista sa, l'ha segnato, ovviamente tu vai quando le finisci e lui te le riempie per 3 volte, perché puoi riempirle fino a 3 volte. Dopodiché devi richiamare il dottore deve rifare la ricetta. Quindi ha un sistema un po' diverso da quello italiano. Qua, ad esempio, al bancone della farmacia, non credo necessiti fare hai bisogno di farti un corso in inglese. In America sì, mia mamma ha dovuto fare un corso per diventare technician, tecnico di farmacia sarebbe, perché loro le pillole le contano, tutto un altro sistema. E quindi voi vedete che se è Natale, io vi sto raccontando tutte cose. Comunque molto più bella l'atmosfera natalizia, molto molto più, non lo so, non me lo so dire. E basta, perché vi ho detto del caffè, vi ho spiegato cosa sono i deli, come sono le farmacie e tutte queste cose qua. Vabbè, si vede che mi manca l'America e si vede. Però, it's ok. Speriamo che sto cazzo di Covid finisce presto e riesco a riannare, sia perché mi manca mio padre, sia perché mio nonno ha 84 anni, quindi non è che una ci può tanto dormire sull'andarla a trovare, eh? Non è che la troverò per sempre lì. Però
Però mi manca molto l'America, mi fa piacere portare Emma, perché ora è più grande. Emma è stata a New York quando avevo un anno. L'ho portata in America a vedere mio papà, mia nonna, la mia famiglia. E lei riguarda i video ed è contenta, però non si ricorda un cazzo, fondamentalmente è normale. Ora, andandoci da più grandetta, magari un domani non lo ricorderà, però ora capirà molte più cose. Poi parlicchia un po' di inglese, ma aspettate, mi devo grattare. Emma parlicchia abbastanza, non lo capisce abbastanza bene. Parlare sì, molte parole sì, me le dice tipo a parole singole oppure piccole frasi tipo mamma per favore mi dai l'acqua. Penso che si sia asciugato. Comunque passiamo al trasparente, lo sto usando al momento questo, di dico quando lo finirò ho uno di Bella Oggi che è un fast dry pure. E quindi sì, mi farebbe molto 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 piacere riandare. Se avete l'occasione nella vita di vedere New York, ragazzi, non ve la fate scappare perché è un qualcosa. Io non sto mettendo in dubbio che Roma, Berlino, Parigi, Londra siano città uniche, città inimitabili, tutto quello che volete. Per carità, c'è cioè, un'altra città come Roma nel mondo non esiste, giusto? Magari nemmeno come Parigi, però a me Parigi proprio non mi spiace. Tu dici dove vuoi andare, dove vorresti andare? Ti regalo un viaggio. New York la conosci, dove vuoi andare? Allora io ti dico che voglio andare a Berlino, oppure ti dico che voglio andare, non lo so, a Oslo, oppure ti dico che voglio andare a Madrid, ma proprio Parigi? Manco per suono, proprio no. Non mi piace proprio, cioè non mi ispira, ma veramente non mi ispira nemmeno. Sì, Londra sì, se proprio proprio me l'ho regalato un viaggio a Londra, io non è che vi dico di no, per carità di Dio, chi non accetta non merita. Però se devo scegliere, no, se devo scegliere me ne vado a Madrid, me ne vado a Berlino, me ne vado in Svezia, in Finlandia, ma non proprio in Parigi, non proprio, non manco per idea. Vabbè, parla quella che non ha mai visto Roma, parla quella che non ha mai visto Napoli. Prima dovrei recuperare le città italiane, poi dovrei cominciare a pensare all'estero. Ma io volevo andare stando a Napoli perché mia nonna doveva venire, sì, novembre, dicembre, così. E io ho detto, guarda, nonna, vado, perché mia nonna va dai parenti, no? Perché mia nonna è napoletana. E quindi io ho detto, nonna, io se posso vengo 3 giorni e salgo su e ti vengo a trovare. E volevo conoscere una zia che conosco solo via Facebook, che è una sorella di mio nonno, che ha il mio stesso cognome, ovviamente. E quindi, siccome è una donna dolcissima, e io non me la ricordo, perché lei abitava in America quando ci abitavo anch'io da piccolina, poi lei se ne andò. No, no, lei rimase in America quando noi ci siamo trasferiti qua. Poi quando io mi sono trasferita da grande in America, lei già non c'era più qui, non c'era più a New York, si era ritirata a Napoli ed erano rimasti i suoi figli. Ma non si frequenta mio padre con i suoi cugini, mi devo frequentare io. E poi appunto hanno l'età di mio padre. Quindi no, però si chiama Assuntina mia zia, però la vorrei proprio conoscere mia zia Assuntina perché è di una dolcezza allucinante. Io ho detto nonna se vengo, però mi devi portare da zia Assuntina, che sarebbe la cognata di mia nonna, però hanno un buon rapporto. Ho detto però nonna mi devi portare a Duzia Assuntina e mio nonno mi ha detto sì certo però mia nonna non viene perché ovviamente con questo fucking Covid a rubaia con 84 anni, anche perché la zona dove abitano mia mamma e mio papà e mia nonna è zona rossa al momento a Brooklyn, perché c'è un servizio dove tu metti il codice, diciamo chiamiamolo avviamento postale, lo zip code, e ti dice quella zona come è combinata, stanno malamente, male, è proprio zona rossa. E quindi dove va la nonna? Non va a nessuna parte, dove va papà? Non va a nessuna parte. E quindi speriamo che questa fucking pandemia finisce presto perché veramente non ne posso più, sono esausta delle preoccupazioni, di essere vincolati, bloccati, tutta questa povera gente che muore, veramente allucinante. Noi per ora siamo in zona arancione, non lo so, nel mio paese fino a settembre non c'erano contagi, ma non c'erano nemmeno molti tamponi. Ora stanno facendo tamponi a tappeto, nelle scuole ci sono i drive per chi vuole fare il tampone,
della cittadinanza, e quindi ovviamente i numeri crescono. Spero proprio che non ci dichiarano zona rossa, perché poi sono problemi veri, di quelli proprio gravi. E quindi, per ora siamo zona arancione, e che dobbiamo fare? Non possiamo fare niente. E that's it. Quindi, questa è la mia manicure. Il colore, ve lo ripeto, vi posso dire che è il numero 16, ma questo l'ho preso tanto tempo fa da Kiko. Erano tipo 3-1 euro. E avevo questo, uno rosso e un altro che non mi piaceva, l'ho dato a mia mamma. E basta, è questo. Ora io, dopo un minuto, dopo aver messo lo smalto per un minuto, puoi mettere queste goccine che asciugano lo smalto e sono tipo olio 7. Però non si deve mettere tipo smalto, dovresti fare cadere tipo la goccina in teoria, così. E lei tipo una specie che si spalma da sola, non è che l'ho proprio così, tipo ecco, adagiare tipo così, ecco. Non devi dare proprio la pennellata in se stessa, che ora è. Ok. Così. Però il profumo è buono. Che stavo dicendo? E basta, quindi ora giù nei commenti aspetto aspetto i vostri commenti giù, perché mi piace tanto. Spero di avervi fatto contento. Chiedetemi altro, suggeritemi altri video oppure altri argomenti tra virgolette dell'America che volete che affronti. Allora, ve lo dico prima, è inutile che mi chiedete green card e quello e l'altro, perché me ne chiedete sempre, ogni tanto mi arrivano nei DM richieste di aiuto, non sono tantissime come prima, come quando avevo tipo quasi 10.000 iscritte me ne arrivavano tantissime, tipo che ero la lotteria della green card e vi sapevo dare la parola magica. No ragazzi, non funziona così. Però ragazzi, io delle trafile proprio bene bene non ne so tante, perché io sono cittadina, mio marito no. E avevamo cominciato, però poi siamo tornati e quindi tutto è andato a finire in aria. Un domani, un indomani, come si dice qua, mi informerò meglio, perché voglio far avere la cittadinanza a Emma. Però ancora Emma è piccola, non ho questi soldi da buttare al momento e quindi lascio perdere. Quindi le goccine le ho messe. Lo smalto è fatto. E questa è la mia manicure. Niente di trascendentale, niente di professionale. Abbiamo parlato, non ho parlato io, mi è asciugata per la bocca. Mi si è seccata la bocca, mi è asciugata la bocca. E basta, quindi io vi mando un bacio. Seguitemi su Instagram perché voglio 10.000 follower, perché voglio fare lo swipe, perché voglio che Shein mi manda le cose gratis. Mi manda le cose gratis, per favore. Vi devo supplicare? No, non credo, non è il caso. Va bene, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video e ci sentiamo giù nei commenti. Bye girls!